Nella mattinata di ieri 9 aprile 2019 si è riunito presso questa prefettura la commissione tecnica istituita per discutere dello stato di avanzamento dei documenti di valutazione di radioprotezione relativi a 3 dei progetti di bonifica nel territorio di questa provincia. Nel corso della riunione, presieduta dal prefetto, è stato approfondito il DVR dell'Arenile antistante la discarica ex Fosfotec Farina Trappeto, il cui progetto di bonifica è gestito da Sindial, quello dell'area archeologica nel comune di Crotone, il cui progetto di bonifica è gestito dall'amministrazione locale, e infine quello del Castello Carlo V, il cui progetto di bonifica è gestito dal segretariato regionale MIBAC. Con riferimento al primo DVR, i componenti della commissione tecnica hanno condiviso la revisione del DVR da parte di Sindial, ritenendo di poter formulare il prescritto parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le prescrizioni emerse ad esito del confronto. Non altrettanto si è potuto disporre relativamente al progetto dell'area archeologica nel comune capoluogo, il cui DVR, nonostante una recente revisione, presenta ancora dei notevoli profili di criticità. Per l'adozione del suddetto documento di valutazione di radioprotezione sarà pertanto necessaria una caratterizzazione del sito secondo criteri scientificamente condivisi, onde poter acquisire maggiori elementi in ordine alla presenza di materiale con una concentrazione sopra soglia di sostanze pericolose. Relativamente all'area del Castello Carlo V, infine, è emerso che nonostante le rilevazioni ARPACAL abbiano accertato la presenza di gas radon a livelli inferiori alle soglie di legge, nonché la presenza di tenorm interrato in profondità e già adeguatamente isolato, il sito presenta anche un importante volume di tenorm in superficie che necessita di essere rimosso. Non di meno, il signor prefetto, atteso che il DVR è stato quasi integralmente condiviso da tutti i componenti della Commissione, salvo alcune osservazioni prontamente recepite dal segretariato regionale MIBAC, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto, creando le premesse per una riapertura dell'importante sito. A tal fine il segretario regionale MIBAC si è impegnato a presentare il progetto definitivo della bonifica entro la fine di aprile, allegando su espressa richiesta del prefetto un cronoprogramma per la conclusione dei lavori e la riconsegna del Castello Carlo V alla comunità crotonese.